Allora, Francesco Daniello, capitano, uomo d'esperienza del Giulianova, è uscito sugli organi di stampa, insomma, sembrano essere risolti, sembra essere quasi risolta, almeno per i primi 3 mesi, la questione stipendi a Giulianova. Voi la notizia l'avete saputa da Zoppetti, se non erro. Sì, il presidente chiamò Alessandro e gli disse che erano stati fatti questi bonifici. Credo che siano stati fatti ieri. In questi giorni, o lunedì o martedì prossimo, dovremmo vederli anche noi e quindi penso che almeno per quanto riguarda questa vicenda si sia un po' risolta, una parte si sia risolta. Cioè, per quanto riguarda il futuro non so cosa pensare, anche perché sapevamo benissimo che la società era fondata sui giovani e che con i contributi di Lega in pratica riusciva ad andare avanti. Dal momento in cui non ci sono quelli, non so il Presidente quando ce la faccia ad andare avanti. No, al di là di tutto, anche se non erano stati fatti bonifici, noi, cioè, per quanto riguarda la parte legale, l'avevamo messo in mano all'AIC, che poi dopo erano loro a cercare di risolvere il problema. Per quanto riguarda il fattore campo, cioè, a mollare sicuramente non si molla, al di là di tutto. Cioè, noi si faceva l'allenamento normalmente, non abbiamo mai fatto una protesta che va al di là della semplice chiamata e delle informazioni, quindi la domenica in campo, penso come abbia detto anche il mister domenica scorsa, i ragazzi hanno dato tutto. Il problema sarà che, non essendo stata rispettata la scadenza del 15 novembre, almeno così pare, arriverà certamente il deferimento e quindi la penalizzazione in classifica. C'è una speranza per quanto riguarda invece la situazione dei contributi per gli under. E sbaglio? È così? Sì, quello sì, infatti come dicevo prima, la società è stata chiara dall'inizio, penso con tutti, che se non avesse giocato con 3 under era difficile andare avanti. Noi abbiamo fatto, anzi soprattutto il mister, ha fatto sacrifici per cercare di mettere 3 under sempre disponibili la domenica e attualmente ci ritroviamo senza i contributi di Lega perché non è stata rispettata la data dei pagamenti. Quindi sicuramente si percuoterà per il futuro del Giulianova, perché non avendo la disponibilità dei fondi di Lega, e non so se riescono o si può ancora recuperare, questo penso che lo saprà meglio Dario D'Agostino. Per quanto riguarda invece i punti di penalizzazione, quelli sono sicuri, ma io penso che al di là di tutto, se si riesce a trovare una sistemazione e la squadra è a completo, come io spero al più presto, io penso che al di là anche dei punti di penalizzazione la squadra si possa fare tranquillamente.